Mi chiamo Antonio Bagnoni, ho fondato la casa editrice Pendragon nel 1994 insieme con due amici. Era stata un po' una scommessa giovanile perché allora avevo 27 anni, però una scommessa che è stata vinta perché sono passati oltre 26 anni e siamo ancora qua con 2500 titoli pubblicati e circa 140 novità all'anno. Nell'industria siamo considerati una media casa editrice proprio perché appunto 4 dipendenti e un titolare. Ce ne vorrebbero 20 di dipendenti per fare le cose come si vuole, ma naturalmente l'economia è questa. Poter ampliare l'organico, quindi riuscire a essere più forti, poter sviluppare anche dei progetti per cui occorrerebbe più personale, è un po' il cruccio dei piccoli editori. I piccoli editori vorrebbero intraprendere magari strade nuove, non riescono perché non ne hanno le risorse economiche e finanziarie. Nel mercato in questo momento queste risorse non si trovano perché il mercato purtroppo dal 2010 al 2020 ha perso un terzo del valore e quindi siamo solo sulla riva del fiume a aspettare che vengano tempi migliori, lavorando però costantemente perché questo avvenga. Esiste tutta una parte della nostra attività che è legata all'analisi delle proposte che ci vengono effettuate e sono proposte sia di autori di narrativa, il classico scrittore che vuole pubblicare un suo romanzo, ma anche quelle di saggistica. E quindi c'è una parte di materiale che arriva già pensato da chi ce lo propone. In parallelo però noi abbiamo i nostri gusti, le nostre ambizioni, il nostro fiuto del mercato, chiamiamolo così, e quindi elaboriamo noi stessi dei progetti che possono essere stimolati da un argomento di particolare interesse per noi personalmente oppure per il mercato in quel momento e quindi cerchiamo chi ce lo può realizzare. Lavorare su un catalogo misto devi comunque ogni volta affrontare le cose in maniera diversa, come se ripartissi ogni volta da zero. Arriva il file, quindi bisogna prima metterlo a posto redazionalmente secondo le nostre norme, come qualsiasi casa editrice fa di solito, e poi entrare in merito. Qua nello specifico è un romanzo storico, quindi vedere che funzioni la trama, funzionano i personaggi, che la storia sia avvincente, che magari essendoci uno sfondo giallo appunto ci sia l'effetto sorpresa, che ci sia la suspense e tutto quanto, e arrivare poi a un prodotto finito. Ovviamente c'è anche un confronto con gli autori, perché con la narrativa c'è anche molta più discussione rispetto a una saggistica, dove c'è sempre un confronto con l'autore, perché quello noi lo facciamo con tutti i nostri autori. Con la narrativa di più, perché c'è appunto la questione di far funzionare la storia, quindi c'è un confronto anche molto acceso con l'autore sul lavoro testuale. Teniamo costantemente una persona in stage che venga dall'università e lo facciamo un po' perché per dare un'opportunità anche curriculare ai ragazzi, un po' anche perché ci piace vedere l'evoluzione delle persone. I ragazzi di adesso non sono quelli di 20 anni fa. Una persona per essere un bravo redattore, la cosa che deve assolutamente avere davanti a tutto è il piacere della lettura. L'editoria indipendente, da quando è nata, diciamo, la grande industria, quindi si parla della seconda metà del Novecento, è sempre stata una fonte molto, molto ricca e inesauribile di novità e di energie. L'indipendenza significa indipendente, significa poter scegliere con la propria testa, con modalità di produzione molto più rapide, di decisione molto più semplice, non essere troppo legati a un risultato economico, ma essere legati a un'idea più che a un risultato. Mentre la grande editoria è una luce forte di una lampadina molto, molto potente, la luce di un editore indipendente è quella di una candela, quindi molto flebile, molto poco, illumina molto poco, ma fa una luce più calda. Oh, grazie.